Noi siamo preoccupati per il rientro della scuola. Abbiamo paura. Siamo la prima generazione che sta perdendo il diritto alla speranza nel futuro. I tassi di suicidio sono aumentati esponenzialmente. Gli ultimi 2 anni di DAD hanno intaccato moltissimo l'apprendimento degli studenti, ma anche la loro salute mentale. È importante che i nostri diritti vengano tenuti in conto. Il nostro obiettivo non è stare in DAD, ma tornare per quanto possibile a una scuola dei vecchi tempi. I tassi di suicidio sono aumentati esponenzialmente. La depressione è sempre crescente dei ragazzi. La richiesta dei ragazzi di essere assistiti psicologicamente. Non è possibile che un bonus psicologo non venga fatto passare quando in realtà noi ne abbiamo bisogno. Ad oggi le mascherine che ci vengono fornite sono inadatte e non vengono usate. Per alcune famiglie può non essere un problema comprare le mascherine FFP2, per altre invece può essere, dovrebbe essere appunto la scuola a donarle. Adesso, soprattutto che si può uscire dalla quarantena con un tampone antigenico rapido, esigiamo che questi ci siano garantiti. Non possiamo continuare così, non possiamo continuare a non essere ascoltati. Ci stiamo dimenticando che oltre allo studente c'è la persona dietro. E per questo noi crediamo che al di là di una maggiore sicurezza di carattere sanitario, quello che serve è una maggiore comprensione della nostra condizione. Serve che si capisca veramente che gli studenti stanno, e i ragazzi, la nostra generazione sta vivendo un momento difficile, ha vissuto un momento difficile, ha avuto delle grandi privazioni. Frequentare la scuola non si limita a una presenza ai banchi, a seguire una lezione, ma appunto a vivere l'ambiente che la scuola offre nel migliore dei modi, in modo fruttuoso. E questo appunto per le disposizioni che sono state prese non è stato molto possibile.